arriva di già, arriva l'estate. Sì, noi siamo contenti di avere questa valenza, anche se io sono arrivato ieri e ho trovato un garbino terrificante che a Milano non c'era. Per fortuna oggi ho portato un po' di brezza e già di questo dovreste, tra virgolette, simpaticamente ringraziarmi. E, no, hai ragione, l'anno scorso era una situazione talmente complicata che tutto quello che arrivava andava bene. Si pensava che quest'anno sarebbe stato più semplice, probabilmente lo è perché abbiamo fatto l'esperienza dello scorso anno e quindi siamo un po' più sereni dal punto di vista logistico, però onestamente io speravo che quest'anno si potesse tornare alle piazze con tanta gente. Così non è, però nella vita bisogna essere anche concreti, no? Pratici, realistici. Lo scorso anno ha funzionato bene anche con meno gente, più controllata. Noi ci rimettiamo alle linee guida, diciamo, della questura, quindi facciamo quello che ci dicono loro, avremo 3.000 posti a sedere, insomma, che sono sufficienti per far sì che il cantante comunque si senta anche un po' gratificato, perché alla fine c'è anche questa cosa da tenere presente, no? E anzi sono rimasto molto colpito come dal modo in cui i cantanti hanno aderito molto, molto volentieri. È una cosa che ho già detto anche negli anni passati, ma ogni anno si ripropone sempre di più, no? Nel mondo della musica c'è una sorta di passaparola, in più c'è anche una certa ciclicità, per cui un cantante che fa una buona estate oggi la rifarà fra 2 anni, e se è venuto qui e si è divertito ci vuole tornare. Quindi insomma c'è tutta una serie di meccanismi per cui i presupposti per fare una bella estate dal punto di vista dell'intrattenimento. Ma sì, noi abbiamo l'abitudine di lavorare nell'affinamento delle cose, no? Io non credo tanto nei cambi drastici, a meno che non ci sia un motivo importante per apportarli. Così come faccio con il palinsesto della radio, allo stesso modo abbiamo fatto con il palinsesto degli eventi in Piazzale Roma. È una cosa che cambia di anno in anno, in una maniera che magari è impalpabile, ma se uno si guarda indietro di 5 anni è una cosa completamente differente, completamente affinata. Noi siamo felici di essere qui ogni anno, è una specie di premio anche per tutti i ragazzi che lavorano in radio. Siamo contenti di farlo anche in un momento come questo, in cui radiofonicamente non c'è la possibilità di monetizzare, perché gli sponsor purtroppo avremmo dovuto coinvolgerli 6 mesi prima e adesso ormai è troppo tardi, ma non fa niente. L'importante è mantenere il pezzo, mantenere il posto, mantenere insomma la regola, l'abitudine, l'anno prossimo sarà ancora meglio. Il cast è importante e accontenta un po' tutti. Sì, nei limiti di cui è possibile accontentarli. È chiaro che avendo altri budget, avendo altre possibilità, uno potrebbe anche chiamare personaggi magari per un pubblico differente, però dobbiamo pensare che queste cose gratis in piazza funzionano solo se si coinvolgono i giovani. Abbiamo provato negli anni passati anche con dei personaggi magari un po' più alti, sia dal punto di vista intellettuale, artistico, diciamo, che dal punto di vista anagrafico, ma la risposta è molto molto scarsa, insomma. E quindi insomma è il massimo che si può mettere insieme. Avremo Mahmood, avremo Madame, avremo San Giovanni, avremo con la pesce di Martino, insomma credo i nomi più belli di questa stagione ci sono. E poi tanto sport, Linus, non può essere diversamente con te, non so se alle 6:30 va a fare yoga, ma sicuramente un po' di bici o altro farai. Lo yoga ancora no, ma sarebbe ora che cominci a farlo, perché forse la mia carta d'identità mi imporrebbe di rallentare, di prendere qualcosa di un po' più tranquillo. Sì, lo sport c'è per tutti i 20 giorni della nostra presenza in Piazzale Roma, anche quando nei giorni non avremo attività musicali, comunque la giornata sportiva c'è lo yoga, c'è il cycling, c'è la corsa, e siamo contenti anche qui di aver mantenuto quantomeno i partner storici, no? Che sono partner importanti, New Balance, che è il marchio della maratona di New York, delle principali maratone del mondo, Technogym, che è l'eccellenza in assoluto per il mondo delle palestre. Insomma, quando uno lavora bene qualcosa poi sboccia sempre, e noi siamo felici.